Oggi parliamo di Parkinson, ovviamente rugby e Parkinson. Io non so se l'amico Alberto Bertolazzi, autore del libro Rugby salverà il mondo, ci aveva pensato. In ogni caso Marco Piccioni e Stefano Valente sì. Ci hanno pensato e l'hanno fatto. Marco e Stefano sono affetti da Parkinson, malattia che affligge entrambi i sessi e non fa differenza nei gruppi etnici. Neurodegenerativa inibisce lentamente ma inesorabilmente il controllo dei movimenti, quindi l'equilibrio e la stabilità. Infatti, come patologia è definita disordine del movimento. Mediamente compare intorno ai 58-60 anni, ma a volte anche prima, come è successo a loro. Non si sono dati per vinti e Stefano, che giocava a rugby, ha pensato di creare i brady rapidi per aiutarsi e aiutare altri a combattere Parkinson proprio grazie al rugby. Io non so se il rugby salverà il mondo, ma sicuramente una bella mano la dà. Vediamo la sigla dei brady rapidi e poi dopo l'incontro. Stefano, abbiamo 30 secondi. Perché il Parky Touch Rugby? È il tentativo di applicare un'attività ludico-motoria complessa come il rugby senza contatto ai malati di Parkinson. E come nascono i brady rapidi? Nascono da tre persone che si sono incontrate al San Raffaele, al The Hospital Neuromotorio. Quali vantaggi sono stati riscontrati? Il recupero di certe abilità che noi perdiamo con la malattia, come la manualità fine, il movimento, l'equilibrio, la socializzazione, moltissime cose. Anche per i caregiver? Anche i caregiver sono coinvolti con noi, sono parte integrante, siamo tutti insieme. E come vedi il futuro? Lo vedo roseo, con il supporto del San Raffaele, anche dal punto di vista della ricerca, possiamo andare molto lontano. Benissimo, siamo stati nei 30 secondi. Almeno questa volta siamo stati veloci. Per i brady rapidi, hip hip! Urra! Hip hip! Urra! Hip hip! Urra! Allè! Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Marco Piccioni e Stefano Valente, in rappresentanza dei brady rapidi, giusto? Giusto. Vi vedo veramente alla pace con i baffi, siamo nel mese del novembre e per fortuna voi che ne siete a conoscenza vi siete presentati baffuti, molto bene, mi fa molto assolutamente piacere. Ci siamo adeguati. Perfetto, ricordiamo tutti che il novembre è il mese dedicato al tumore prostatico e tutti noi ci presentiamo con i baffi, io me li sto facendo crescere, per la sensibilizzazione proprio di questa malattia, sensibilizzazione che porta alla prevenzione. Quindi più persone sono al corrente del Movember e più si può lavorare per risolvere il problema. Allora, vi presento un attimo i brady rapidi Park Touch Rugby, ONLUS fondata come forma di riabilitazione per i malati di Parkinson. Grazie di essere con noi sul canale libero di Bulldog, Rugby Supplies, canale a disposizione della Palla Ovale. Chi vuol parlare di rugby è ben accetto e oggi tocca alla vostra ONLUS i brady rapidi. Grazie a te per averci invitato. Vi passo la palla. Chi è che inizia dei due? Come nasce la storia? Vai. Come nasce la storia? Vai tu, allora, Stefano, vai. Dico due parole. Tutto nasce in un torrido agosto del 2017, il 17 agosto per l'esattezza, quando quattro di noi, appunto, fra cui noi due, decisero di provare a giocare a rugby, a touch rugby, a Villa Panfili, nella nostra bella Villa Panfili, per vedere un po' se, diciamo, con i nostri limiti, noi siamo malati di Parkinson, con i nostri limiti riuscivamo a... È un po' una sfida, perché il pallone ovale in se stesso già comportava dei problemi, no? Mantenere il pallone ovale senza farlo cadere. E abbiamo visto che era molto divertente e c'era potenziale per avere sviluppo nel futuro, per coinvolgere altre persone. Poi andando avanti nel tempo abbiamo coinvolto sia malati di Parkinson come noi, sia quelli che noi chiamiamo i caregivers, cioè le persone che ci prestano assistenza o che convivono con noi e ci prestano assistenza, o amici
persone che comunque ci hanno conosciuto e si sono interessate a questa cosa. Ed abbiamo anche formulato, rimodulato il touch per le nostre esigenze. Quindi abbiamo, diciamo, riformato, ricreato delle regole che riprendono fondamentalmente il touch rugby di base, però sono adattate a persone che hanno limiti di movimento ed altri handicap, diciamo così, disabilità. Ecco. Quindi c'è un recupero attraverso il touch rugby che col tempo è diventato sempre più sorprendente anche per noi, fino a che ha interessato anche degli studi universitari che hanno praticamente sancito il fatto che il parchi touch rugby è una terapia complementare alle riabilitazioni ufficiali del Parkinson stesso. Scusa, l'ospedale San Paolo di Roma, perché San voi siete Raffaele. A Roma. Raffaele. Scusa, San Raffaele, perché voi siete a Roma, so sì. Che si è interessato a voi e avete una sorta di partnership. Sì, noi siamo anche sponsorizzati, non so se si vede. Abbiamo lo sponsor. No. San Raffaele. Ah, ecco, sì, ora sì. Ora sì. Ecco. Ci ha assistito, diciamo, dalla nascita in poi, anche perché questa cosa è nata essenzialmente da persone che frequentavano lo stesso Day Hospital neuromotorio. Mm-hmm. E noi ci siamo conosciuti appunto in fase di riabilitazione neuromotoria e poi da lì è nato tutto quanto. Ho capito. Ma Marco? Sì. C'è stata anche una tesi di laurea, una ragazza che ha, diciamo, scritto questa tesi, diciamo che gliel'hanno data lì al San Raffaele. È disponibile sul nostro sito e okay. Ha praticamente raccolto dati sull'attività, prima, durante e dopo, e ha trovato il fatto sorprendente che uno, diciamo, si aspettava un miglioramento più o meno marcato delle capacità motorie, no? Che sì. Sono tipicamente ridotte nel caso delle persone affette da malattia di Parkinson. Ma invece, oltre a quello, è stato riscontrato anche un significativo miglioramento degli aspetti non motori, quindi in particolare di depressioni e cose così, insomma. Il tono dell'umore è migliorato notevolmente, questo ci ha inorgoglito parecchio, insomma. Immagino, ma senti, la depressione nell'affetto di Parkinson è dovuta alla malattia in sé o dall'indotto, cioè del fatto che sei affetto dal Parkinson e allora diciamo che... Entrambe le cose. Ah, ok. Pensavo... Entrambe le cose, perché l'una cosa è come un loop negativo, no? Un ciclo negativo, certo. Che si autoalimenta. Un po' ci sono appunto tutti i sintomi non motori che sono abbastanza poco conosciuti, tra cui uno è la depressione. Mm-hmm. Un po' ti vedi che il tuo fisico, insomma, decade, tra virgolette, quindi hai più difficoltà a muoverti, i muscoli sono contratti, rigido, tremore, insomma, rigidità, tremore, queste cose qua. E quindi magari tendi a chiuderti, no? Sia fisicamente, certo. Che psicologicamente, a rinchiuderti in casa e cioè non voglio muovermi perché non voglio magari avere dei contatti sociali o cose del genere, e quindi ti rinchiudi in una spirale che non è bello, insomma. Ma scusate, com'è che vi è venuto in mente di giocare a rugby, che ne sono, a bocce piuttosto che un'altra cosa? Eravate giocatori? Allora, io diciamo che il progetto è nato un po', posso dire, tra virgolette, tecnicamente quasi, perché... Io ho giocato a rugby amatorialmente da giovane, poi sono stato anche un old, insomma mi sono sempre occupato di rugby e il rugby è lo sport che preferisco in assoluto, ma il rugby offre la possibilità di sviluppare degli skills, come si dice in termini sportivo, che noi parkinsoniani proprio nella fattispecie perdiamo, cioè l'automatismo dei movimenti, la sincronia, la capacità di stare in equilibrio, di gestire lo spazio,
Fare più cose allo stesso tempo. Fare più cose allo stesso tempo. La capacità di progettare le scelte, perché per esempio una delle caratteristiche che il parkinsoniano ha, che nessuno conosce, è il fatto che diventa incapace di scegliere, di prendere delle decisioni. Oltretutto poi c'è il discorso del processo mentale, dici tu. Sì, del processo mentale proprio. Poi c'è anche il discorso del rugby in chiave strategica, cioè del disporsi sul campo, quindi del disporsi nello spazio, in una certa maniera, quindi rispettare ad esempio il fatto che bisogna stare profondi, passare indietro, e tutte queste cose qui, che per un malato di Parkinson è altamente specializzato. Certo. Quindi è una grande sfida. Ora, in questo progetto ci ha affiancato fin da subito, diciamo, tutto in chiave volontaria, un ex giocatore, ora arbitro federale italiano, ma di nazionalità francese, il corso si chiama, voglio nominarlo perché è molto importante per noi, Luc Dubreuil, il nostro coach, e ultimamente abbiamo anche guadagnato un assistant coach che è venuto e ci ha affiancato, è un inglese, viene da appunto dalla patria, proprio da una home nation del rugby, che è stato entusiasta del nostro progetto, che si diverte con noi, che ci allena anche, si chiama Jed Hunter, quindi siamo veramente guidati da persone competenti, ecco, se ce ne fosse bisogno. Certo. Ma sentite, Villa Panfili peraltro è un club di rugby, perché... è un parco molto grande, è anche un club di rugby, perché Arvalia Villa Panfili, sì. Esatto, alcuni amici che io ho di Roma giocavano proprio a Villa Panfili, nella società di rugby, quindi pensavo che foste appoggiati a loro. No, io ho giocato tra gli old del Villa Panfili. Ah, ok. Sì. Andrea Papale lo conosci? Come? Andrea Papale. Questo nome non... Andrea Papale è il praticamente l'ideatore dei delinquenti prestati al mondo della palla ovale. Ah, ecco. Che dirò, Andrea Papale. Sicuramente lo conosco, però... Villa Panfili. Sì, sicuramente lo conosco, però il nome non lo relaziono a un volto, ecco. Certo. Non... Invece tu, Marco, non hai mai giocato, hai iniziato a giocare adesso. Sì, io mi è sempre piaciuto altri sport, diciamo, il calcio in particolare, ma anche altri, seguo le Olimpiadi, insomma, vari altri sport. Quindi l'ho scoperto un po' grazie a Stefano, questo sport. In particolare la variante appunto light, si può considerare, no? Nel touch rugby, e devo dire che giocarlo è veramente divertente, e poi ho potuto constatare anche sulla mia persona i miglioramenti. Tu saprai sicuramente, insomma, che il nostro problema fondamentale è che alcune cellule nervose di una particolare zona del cervello non producono più la dopamina, no? Sì. È un neurotrasmettitore fondamentale, non solo per il movimento, che è la cosa più visibile, se vuoi, ma sta dietro anche al meccanismo, i meccanismi di ricompensa, di rewarding, sono chiamati in inglese, per cui ne abbiamo bisogno, e quindi la sua mancanza crea tutta una serie di problematiche che in qualche modo abbiamo visto l'attività fisica mirata, come questa si può definire, è di grande supporto e di grande aiuto, naturalmente unita alle terapie, all'assistenza di tipo fisioterapico, eccetera, eccetera. Quindi facendo sport e diciamo divertendosi c'è una produzione di dopamina? Assolutamente sì, certo. Questo vale per tutti, in particolare noi, per noi è particolarmente evidente. Io mi ricordo quando abbiamo partecipato a una gara non competitiva di corsa, una run, mm-hmm, qui organizzata a Roma, che poi abbiamo anche fatto una dimostrazione con una partita, no? Rugby. Mm. E c'erano le nostre medici curanti, quindi i nostri neurologi a vederci,
E quello che la testimonianza che ho raccolto dopo, che abbiamo raccolto, è stata che loro stessi si sono stupiti tantissimo di quanto siamo cambiati mentre giocavamo a touch rugby, quanto eravamo diversi, quanto eravamo, fra virgolette, normali, insomma. Perché stavamo facendo una cosa che ci faceva produrre dopamina e quindi ci dava quella sostanza di cui avevamo disperato bisogno. Ecco, questo è un po'. Cosa, posso aggiungere una cosa, Marco? Ecco, una cosa importante è che il rugby compensa per noi in particolare quell'aspetto che è avvilente di questa malattia, ovvero la chiusura in se stessi, l'essere, diciamo, portarsi fuori dal contesto sociale. La filosofia del rugby intesa come sostegno reciproco è quella che ci anima e che sta alla base di tutto. Noi siamo, noi quindi giochiamo insieme fra uomini, donne, ragazzi, comunque bambini, anche bambini, sì, abbiamo coinvolto dei bambini a Maccarese, per esempio, durante delle attività, quindi, all'aperto. Sì, e quindi il sostegno inteso proprio in senso assoluto, è un sostegno che sta dentro e fuori il campo, quindi è una cosa bellissima. Certo, ma quindi scusate, perché io non ho avuto altri percorsi, quindi il Parkinson non ho mai visto proprio così da vicino, no? E uno dei problemi quindi è, diciamo, la... interagire con altre persone per stare meglio, avere, sì, delle attività, perché... avere delle attività ludiche nelle quali vi possiate, diciamo, divertire, sì, al fine di sviluppare più dopamina. Questo è anche, poi c'è l'aspetto, diciamo, più psicologico, puramente psicologico, che è quello che comunque il Parkinson ti chiude. Ti provoca la vergogna sociale, perché okay, comunque tendi a nasconderti. Io ad esempio ho un Parkinson tremorigeno visibile, perché ho un tremore molto spiccato ed è anche molto invalidante, devo dire. Okay. E comunque questa cosa inizialmente per me era un problema che era diventato sociale, che mi chiudeva, che mi precludeva tante cose. Con questa attività, chiaramente, piano piano ci si apre, ci si confronta con altre realtà, ci si mischia con non malati, perché questo è importante. Cioè, nelle patologie si ha sempre un'idea di confine, di chiusura, da una parte i malati, dall'altra i sani. Noi assolutamente abbiamo voluto confondere le due cose, unirle insieme, e ci siamo riusciti in qualche modo, tentiamo ogni volta di riuscirci, e sembra che la cosa sia positiva, almeno per noi. Beh, se non è, credo che sia una realtà, perché se foste solo voi due i campioni di studio, diciamo, è un discorso un po' limitato, ma a quanto capisco poi dai filmati che abbiamo visto prima di iniziare il nostro incontro, siete parecchi. Sì, diciamo, siamo... non tutti partecipano tutte le volte, perché chiaramente ci sono persone di tutte le età, no? Quindi alcuni partecipano come possono, magari ci seguono, magari fanno un po' di ginnastica leggera, cose così, o partecipano solo a parte dell'allenamento. E quelli più, diciamo così, posso dire, più abili, fra virgolette, riescono a fare anche la partitella finale, per esempio. Bello. Poi uno dei nostri sogni è che diciamo in qualche modo piano piano si sta concretizzando, è quello di comunque diffondere il Parky Touch Rugby. E, ad esempio, devo dire che, ecco, siamo molto orgogliosi del fatto che questa esperienza è in assoluto la prima al mondo, perché nessun altro al mondo finora ha unito Parkinson e rugby. E ultimamente, per esempio, si sono interessati di noi da altre nazioni,
e ci hanno scritto per avere informazioni. Per esempio, siamo stati invitati alle Canarie per, adesso non so se mai riusciremo a realizzare certo. questa cosa, per portare, proprio per diffondere questa cosa qui. Beh, è molto interessante, come, cioè, sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto proprio sociale, sotto l'aspetto medico, sotto l'aspetto proprio psicoterapeutico, sono proprio una bella cosa. Beh, all'insegna del coinvolgimento comunque, perché noi abbiamo, come abbiamo fatto, abbiamo già fatto con per esempio con i bambini della scuola primaria, abbiamo creato dei momenti di coinvolgimento portando il Parchi Touch Rugby anche a questi, all'infanzia, e vogliamo portarla anche nelle scuole primarie inferiori, nelle scuole, appunto, nelle scuole medie, così per far conoscere, per prendere due piccioni con una fava, insomma, far conoscere sia il rugby sia il discorso della socializzazione, e magari far interessare anche le persone a questa malattia, tra virgolette, invisibile, che è il Parkinson. Ma ascolta una cosa, tu quando è che ti sei accorto di averlo? Io? Sì. Dunque, io ho avuto la diagnosi col compimento del 50° anno, proprio come regalo di compleanno. Un bel regalino. Sì. Io ho avuto il primo segnale, per me è stato un tremore che cominciava, diciamo, a vedersi, e la micrografia, cioè non riuscivo più a scrivere, la scrittura si faceva sempre più piccola e illeggibile. E quindi da questo un po' io dopo mi sono rivolto in un centro Parkinson specializzato, che è quello del San Raffaele Pisana, e abbiamo avuto un riscontro diagnostico anche approfondito. Di solito si fa il cosiddetto DAT scan, che è praticamente una radiografia cerebrale con contrasto, che fa vedere le aree cerebrali che sono colpite prettamente, proprio e quindi da quello si ha il sì ufficiale della malattia. Ma la ricerca adesso com'è? Marco, tu sei il nostro neurologo. Beh, ci sono, diciamo che c'è ci sono tante strade che sta cercando di percorrere, alcune più promettenti di altre. E quindi, diciamo, c'è di che ben sperare, i tempi però ancora sono difficili da quantificare, perché come saprai ci sono dei tempi tecnici, no? Che anche se magari trovano qualcosa di promettente, poi dopo bisogna verificare che non porti danno, e che poi quindi ci vogliono anni, poi che apporti un effettivo beneficio, se confrontato con un placebo, per esempio, quindi i famosi doppi ciechi, no? Certo. Gli esperimenti in doppio cieco. E quindi chiaramente ci vuole del tempo, però ci sono delle cose interessanti. Tieni conto che ad oggi il trattamento, il golden standard dei trattamenti, si chiama così, è la levodopa, quindi praticamente una sorta di dopamina sintetica che si cerca di far assorbire nel miglior modo possibile in varie maniere. La maggior parte della gente la prende per via orale, e questo causa, siccome è assorbita nel duodeno, quindi nella parte dell'intestino, quella subito dopo lo stomaco, è influenzata da quello che mangi, dalla velocità della digestione, da tutta una serie di fattori che causano quindi delle variazioni del nostro stato durante il giorno, che sono abbastanza spiacevoli, diciamo, no? E quindi anche degli effetti collaterali significativi, come per esempio le discinesie, che sono dei movimenti involontari quando ce n'hai troppa, tra virgolette. Quindi o è costantemente o è troppo e troppo poca, o vivi alcuni momenti in cui è ok, quindi te li godi o cerchi di goderteli e di non sprecarli, diciamo così, durante il giorno. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tantissime cose, per esempio con le staminali, leggevo l'altro giorno che prima dovevano inserire queste cellule, diciamo, che possono diventare qualsiasi altra cellula. In particolare l'idea è che sostituiscano quelle cellule morte o danneggiate del cervello, no? Prima le mettevano le mettono direttamente nel cervello, ma puoi immaginare che questo è una cosa
diciamo, ha i suoi rischi, diciamo così, e dei benefici che ancora non sono stati completamente validati. Hanno trovato, leggevo l'altro giorno, che invece hanno trovato il modo di invece che aprirti la testa, te le mettono sul viso, in qualche modo, siccome il viso è pieno di terminazioni nervose, riescono ad arrivare. Le persone che cui l'hanno sperimentato hanno mantenuto un ottimo stato, diciamo, un ottimo miglioramento per anni, insomma, perché questa è una buona cosa che promette bene. Quindi poi c'è la parte farmacologica, che chiaramente sono uscite hanno fatto tanti tentativi di tirare fuori dei farmaci che facessero, che migliorassero, in parte ci sono riusciti, in parte no, però sicuramente c'è parecchia ricerca su queste cose. E poi infine fammi citare un'altra cosa, che praticamente hanno scoperto che mettendoti dei generatori di rumore, chiamiamolo così, nel cervello, riescono a stabilizzare, fra virgolette, il tremore tipicamente, e migliorare quindi le tue condizioni, in modo che è come se ripulissero il segnale che è distorto dal fatto che manca la dopamina, il neurotrasmettitore, no? Quindi riescono a supplire questa cosa. Quindi quelle persone fanno questa cosa che si chiama deep brain stimulation, quindi stimolazione cerebrale profonda, abbiamo alcuni nostri amici e amiche che l'hanno fatto, e trovano giovamento appunto ad avere questa specie di elettrodi nel cervello che li stimolano, e poi la cosa si può regolare, conta che apparecchia delle batterie, insomma, una cosa complicata, e si possono regolare, possono quindi, modulando questo segnale elettrico, possono migliorare l'aspetto motorio, e in particolare, che è un'ottima cosa. Quindi ci sono varie cose, insomma, su cui la ricerca sta lavorando, e che siamo tutti molto, come dire, speranzosi che... Immagino, certo. Sulla deep brain stimulation volevo dire una cosa, che fra noi ci sono compagni di gioco che appunto hanno impiantato questo apparato, che può essere una cosa, diciamo, che fa pensare ai cyborg, perché comunque sono degli elettrodi che vengono impiantati appunto nel cervello con una sorta di pacemaker che li regola. Comunque giocano con noi e sono assolutamente dei membri indispensabili, fra l'altro delle membre indispensabili. Anche, ci abbiamo, sì, è molto ragazze. Rappresentare anche le ragazze. Sì. Ragazze, io vi ho conosciuto, ho riparlato di voi recentemente con Mattia Scanapini, autore del libro L'ovale storto, che durante il suo iter italiano tra le carceri e altre situazioni è passato anche da voi. Lo salutiamo intanto. Salutiamo assolutamente. Ciao, Mattias. Ci è rimasto nel cuore, il nostro amico ormai, e comunque è sempre una festa quando lo possiamo rincontrare, e lo ringraziamo sempre per averci dedicato un capitolo del suo libro bellissimo, L'Italia Ovale. Un grande esperimento, una grande... L'Italia Ovale, l'ovale storto, l'Italia Ovale? Sì, l'ovale storto, viaggio l'ovale storto, sì. Sì, scusa Mattias. Gli abbiamo fatto una pubblicità sbagliata. No, lui è in gamba, è stato molto bravo, questo libro è molto bello, ha toccato tante realtà come Wheelchair, voi, il rabbi in carcere, è andato al carcere di Pesaro, al carcere di Milano, quindi insomma è una persona eccezionale, perché ha dedicato molto tempo a delle situazioni difficili. Mettiamola così. E adesso voi ragazzi siete fermi però con la storia del... Non vi state allenando con la storia del Covid? No. Facciamo quello che possiamo a casa, però non è mai abbastanza, anche perché noi abbiamo proprio un'esigenza, come dire, impellente di muoverci, perché se non ci muoviamo si vede immediatamente, i muscoli sono... sì, adesso Stefano per esempio citava il fatto che lui ha più un Parkinson tremorigeno, diciamo, io ho più quello rigido, per cui quando i muscoli rimangono contratti poi sono molto, no? Sì, fanno male, insomma, no? se non li allunghi in continuazione la vita diventa abbastanza... Quindi voi avete bisogno di allenarvi tutti i giorni? Beh, magari tutti i giorni no, però almeno 2-3 volte a settimana sì, sarebbe una buona cosa, insomma.
sarebbe l'ottimo. Sai che c'è, non possiamo neanche fare troppo perché poi dopo diventa controproducente se siamo, che dobbiamo sfruttare i momenti in cui siamo, ce l'abbiamo la dopamina, capisci? Perché fare attività quando sei in off, come si dice, sarebbe dannoso. Quindi dobbiamo, è un po' la ricerca di un equilibrio tutti i giorni. È complesso, ragazzi? È abbastanza, abbastanza. Però noi siamo ottimisti e positivi. Bene, mai mollare, come dice. Mai, mai. Il mio amico poi Nicola Paragona. Sentite, a questo proposito, Nicola Paragona ha un, gestisce un, una pagina Facebook dove ha circa 10.000 followers, che detto così sembra poco interessante, invece per la divulgazione è molto buono. Questo giovedì, cioè questa sera, avremo i ragazzi del Wheelchair, del Padova. E se voi siete disponibili, io posso parlare con Nicola e avere, che sarà sicuramente d'accordo perché è una persona splendida, di potervi ospitare. Magari facciamo venire anche qualcun altro. Le visualizzazioni su Facebook sono molte e quindi possiamo far sapere anche a tutte altre persone che ci sono a Roma o dintorni o comunque anche fuori da quello che è il Lazio, che esiste questa cosa e potrebbe diventare un format interessante. E quindi aiutiamo la divulgazione, se siete d'accordo, più che volentieri. Assolutamente sì, grazie. Venite, grazie, venite a raccontare, dovete ringraziarmi, una cosa che è giusto fare, molto semplice. Sentite, altre cose, quando giocate, voi fate solo touch ovviamente. Sì, cioè intendi... E comunque c'è un'area di meta e svolgete un gioco similare a... Sì. Similare, giocate a touch. Sì, diciamo che la base è il touch rugby, il classico touch rugby, rimodulato per noi, nel senso che ci sono delle variazioni di regolamento per permetterci di non farci male, ovviamente, di avere un gioco più fluido possibile, questo è... Però ecco, appunto, chi per esempio gioca a touch rugby chiaramente non ha problemi a giocare al nostro parchi touch rugby. Yeah. Questa cosa è, diciamo, abbastanza palese. Il discorso è che è un modello di rugby che può essere buono anche per altre categorie di persone, come appunto i ragazzi che non conoscono affatto lo sport, che immaginano il rugby come uno sport violento, dove la forza fisica e l'urto sia il punto fondamentale. Sappiamo che non è così, cioè i rugbisti sanno che non è così. Certo. E il party touch rugby dovrebbe insegnare proprio questo, cioè il fatto che comunque l'importante è muoversi bene in campo, essere veloci quanto basta, avere la posizione, avere gli skills fondamentali che sono quelli della gestione del pallone, per esempio. Ecco. Sapete che lunedì ho pubblicato l'intervista che ho fatto a Alberto Bertolazzi. Alberto Bertolazzi è un altro scrittore, io sono appassionato di libri e poi trovo che sia giusto fare divulgazione anche di libri sul rugby nel nostro ambiente, no? Nell'ambiente del rugby. E Alberto ha scritto questo libro molto interessante, che consiglio a tutti, dove è intitolato Il rugby salverà il mondo. E possiamo dire che ha imbroccato bene lui come titolo il libro, perché effettivamente anche lui è un romanzo molto carino, dove la conclusione dice perché il rugby salverà il mondo, no? Il fango è il rugby. E quindi anche per voi è stata una soluzione. Certo. Guarda, io adesso... posso... Scusa, parlo. Troppo modesto, però anche lui è un grande scrittore. Non dico altro. L'hai letto? Vabbè, Hai letto tu il libro, Marco? No, quello che mi hai detto tu, no, non lo conoscevo. Ah, ok. Sì,
Adesso io sto facendo una, sto cercando di contattare tutte le persone, tutti gli autori che hanno scritto libri di rugby e presentarli durante i miei incontri, perché sono tutte persone interessanti, sono tutte persone che hanno scritto qualche cosa sul rugby e è giusto, secondo me, pubblicizzarli, nel senso promuoverli. Guarda, Stefano, sai quale sarà il tuo prossimo libro, Stefano? Grazie, no, no, lasciamo stare. Dunque, no, io vorrei dire una cosa, che parlando, quando abbiamo conosciuto Mattias e poi siamo entrati in confidenza, parlando con lui, chiaramente abbiamo toccato questo tema del rugby che salverà il mondo in qualche modo. E, il nostro scopo in quanto Brati Rapidi è proprio questo, cioè il discorso di recuperare una realtà di partecipazione, di socialità attraverso lo sport. Discutevamo con Mattias proprio di questo, che forse quello che nel tempo è venuto meno al rugby in quanto movimento generale è stato di chiudersi in una sorta di elite in qualche modo, di ambito chiuso che non si apriva a, con una sorta quasi di spocchia per certi aspetti, nei casi peggiori. E questo, dicevamo appunto con Mattias, ha fatto molto male al rugby movimento e forse ha fatto male anche alla diffusione del rugby in Italia, che comunque è sempre comunque in secondo piano rispetto a altre realtà come lo strazio del calcio che ci pervade dalla mattina alla sera in tutte le sue salse, insomma. E quindi un discorso per esempio anche formativo nella scuola è mancato completamente. Questo è un grosso limite che speriamo col tempo si possa recuperare. Ma sì, sai, hai detto tutto giusto, perché abbiamo mantenuto quell'aurea, hai capito, da cavaliere, giocatore di rugby nobile, ma non siamo inglesi. Cioè, loro se lo possono permettere perché l'hanno inventato e a rugby giocava solo ed esclusivamente quelli che andavano ai college, i nobili. E noi no, siamo tutto un altro pianeta per tanti fattori, quindi sarebbe stato forse più, come dire, oculato veicolarlo in una maniera molto più terra-terra, ecco, molto più semplice, non, che poi forse anche croce delizia, forse un po' il cane che si morde la coda, nel senso che probabilmente ha avuto il successo che ha avuto, comunque stiamo parlando di grandi numeri in Italia di rugby, ce l'ha avuto anche per questa, diciamo, aurea così di nobiltà, ecco, la noblesse oblige che gioca a rugby, insomma, tutto sommato non era, è stato un buon sogno quello, però effettivamente siamo pervasi dal calcio noi. Sì, ma comunque la nobiltà, io credo, almeno personalmente penso che la nobiltà non abbandonerà mai questo sport nel senso più puro del termine, perché è uno sport nobile nel senso positivo, cioè nobile non nel senso di casato. Di casato, ma nobiltà nel senso di rispetto dell'avversario, di sostegno reciproco, di l'unione fa la forza, ecco, questo è il messaggio che dovrebbe partire dal rugby. E che il terzo tempo, il cosiddetto terzo tempo, no? Che è un tempo che dura per sempre in realtà, certo. perché il rugbyista lo fa durare per sempre, però ecco, il rugby non si deve chiudere, questo io auspico questo, che non si chiuda, perché se si chiude non abbiamo prospettive. E poi si vede anche il gap in campo internazionale, si vede anche per questo, secondo me. E ultimamente sì, non stiamo andando proprio benissimo. Purtroppo. Benissimo. Sentite, quando ritorneremo a uscire, cioè mi auguro presto. Il più presto possibile, dove per trovarvi, a prescindere da uno che vi può contattare sul sito www.parchitouchrugby.com, ma dove avete ripreso, quando vi riallenerete, tornerete sempre a Villa Panfili?
Diciamo che questa è una possibilità, altrimenti l'altra possibilità è quella che ci siamo accordati con un prete di una parrocchia, dei Martiri dell'Uganda si chiama, che sta sempre in zona, diciamo, montagnola. E lì c'è un grande parco che si chiama Parco di Tormarancia, se non sbaglio, che è a proprio pochi minuti a piedi dalla parrocchia e quindi ci permette di stare lì e poi avere un locale in parrocchia in cui riunirci, insomma. Okay. Questo è il futuro, sperando senza Covid, diciamo. Comunque noi siamo sempre... Ragazzi, speriamo che di uscirne più presto da questa situazione qui, perché sta veramente soffocando le persone e anche il rugby. E tutti gli sport in generale. No, sì, è una cosa generale questa, sì. Cosa generale, quindi è terribile. Va bene, sentite, volete aggiungere qualcosa? Beh, io aggiungerei questo, che il nostro progetto è un progetto innanzitutto di umiltà, che parte dal fatto che lo costruiamo, ognuno di noi lo costruisce giorno per giorno, e che abbiamo comunque bisogno sempre di aiuto dall'esterno. Chiunque voglia aiutarci in qualsiasi modo e soprattutto partecipando con noi è ben accetto e ben accolto a braccia aperte. Ecco, questo deve essere un messaggio che deve essere il primo piano. Allora, sentite, noi possiamo fare una cosa. Durante i prossimi domani, cioè in questi giorni, subentrerà, avremo anche noi a Milano il lockdown. Non so se potrò tornare in ufficio, dove ho tutto il mio piccolo set per registrare, però dalle prossime, se siete d'accordo, dei prossimi incontri che io faccio, nei sottotitoli metterò i vostri contatti, metterò www.parktouchrugby.com, in maniera tale aiuta il Parkinson, e in maniera tale che tutti quelli che mi vedono, per quello che insisto a chiedere a tutti di iscriversi al canale YouTube, in maniera tale che ci sono divulgazione il più possibile di tutti, ecco. Certo. Quindi metterò, posso aiutarvi così, lo faccio volentieri. Grazie. Su tutte le interviste però passare www.parktouchrugby con la scritta aiutiamo. Fantastico. Va bene? Lo faccio volentierissimo, perché io ho cercato di aiutare tutti, dal wheelchair i ragazzi che hanno dei problemi psicologici perché giocano anche loro a rugby, ed è stata una cosa interessante, i ragazzi del carcere. Io cerco di fare tutto per tutti, ok? Grazie mille, davvero. Figurati, è stato un piacere, ragazzi. Quindi va bene. Piacere nostro. Poi va bene, ci sentiamo perché interveniate al nostro mondo rugbistico su Facebook. E poi, quando volete, il nostro, come avete sentito all'inizio, un canale libero. Se voi avete qualcosa da dire, volete raccontarci le novità, dove andate a giocare, la nostra porta è sempre aperta. Sia chiaro. Grazie. Okay. Allora, alla prossima e buon rugby a tutti, ragazzi. Grazie. Venite a giocare con noi. Certo, andiamo tutti a giocare a Parky Touch Rugby con i Bradi Rapidi. Quando ti sarà possibile, vieni a trovarci. Come no, più che volentieri. Ti aspettiamo, Ragazzi, buon rugby a tutti, a presto. Grazie. A presto, grazie ancora. Ciao.